vino dolce a forma cilindrica, vagamente a fungo, morbido, inzuppato di liquore, che porta alla ribalta la vita di corte dell'Europa del Settecento, è il babà. Questo dolce rappresenta l'arte della pasticceria interpretata secondo i desideri di un sovrano. La sua origine si lega al re di Polonia Stanislao e al tempo del suo dorato esilio nel ducato francese di Lorena. Era metà Settecento quando il regale gourmet modificò a proprio gusto un dolce della pasticceria tedesca che trovava troppo asciutto. Nacque così il babà, dolce bagnato di rum, che sembrerebbe prese il suo nome non dall'eroe delle Mille e Una Notte, ma dalla parola polacca baba, ossia nonnina. Il babà dalla provincia francese conquistò Parigi per giungere successivamente a Napoli al seguito dei Monceau, i cuochi dei nobili mandati ad istruirsi alla scuola d'Oltralpe. Un altro dei prodotti dolciari che testimoniano la grandezza della città partenopea dell'Europa del Settecento è la sfogliatella. L'origine di questa ricetta sembra si ispiri a tradizioni arabe, rielaborate dalle monache per onorare la mensa delle feste religiose. Sfogliatella e babà, con il trascorrere del tempo, passarono dalle tavole aristocratiche ai tavolini dei caffè, con diverse interpretazioni di forma e guarnizioni. Terminiamo ricordando il celebre motto di Napoli, Sinu babà, che viene detto a qualcuno quando si vuole trasmettergli stima, affetto e sentimento carnale.